Ciao e benvenuto a questa ottima videoguida realizzata da Michele Busdraghi, che si è cimentato questa volta con uno strumento decisamente complicato. Si chiama Omnisphere, è un plugin di Spectrasonic molto articolato, molto complesso, ma che può dare dei risultati pazzeschi. Cioè, è veramente un ottimo synth virtuale. Ti affido nelle mani di Michele Busdraghi, che è bravissimo, ha fatto una bellissima videoguida e ti consiglio caldamente, se l'argomento ti interessa, di vedere anche la parte di approfondimento, perché diventa quasi quasi un manuale per l'uso. Chiaramente non puoi imparare ad utilizzare Omnisphere solamente da questo video, ma già partendo con questa video recensione sei già a cavallo. Quindi buona visione del video introduttivo e del video di approfondimento. Ciao, un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it e da appassionati di recording. Io sono Michele Busdraghi dell'Automaticos Studios di Firenze ed in questo video parleremo di Omnisphere, il nuovo software della Spectrasonics. Omnisphere è un sintetizzatore molto potente che unisce gran parte delle tecniche di sintesi usate nei synth hardware con le tecniche di campionamento di suoni reali, per i quali fornisce una vastissima libreria di 45 GB circa, con campioni di ogni genere già pronti per essere suonati. Inoltre, hai dei menu interamente dedicati agli effetti, all'arpeggiatore, e per il mixer. Come vedremo, è un programma molto versatile, sia utile in studio che in live. Fatta questa premessa necessaria, andiamo a vedere come funziona. Qui in alto abbiamo le due funzionalità principali, multi e parts. Parts o parti sono i suoni caricati da questo browser o creati dalla pagina edit, che vedremo in seguito. Ogni parte è assegnata ad un canale MIDI differente ed anche un'interfaccia indipendente, ovvero queste quattro finestre sono indipendenti per ogni parte. Un multi invece è formato da più parti e tutte che rispondono ad un unico canale MIDI, per cui è possibile suonare fino a 8 parti contemporaneamente. Vediamo in che modo. Attivando la modalità live si può passare da una parte all'altra cliccando con il mouse. Oppure possono essere suonate tutte contemporaneamente attraverso l'assegnazione di messaggi MIDI esterni, come note di una tastiera, Control Change o Program Change. In questo caso prenderemo 8 note della mia tastiera. In questo modo sarà possibile passare da uno strumento all'altro semplicemente premendo la nota corrispondente, uno alla volta, oppure più di uno, fino a tutte e 8 contemporaneamente. Invece, la modalità stack permette di suddividere i suoni delle varie parti nei diversi range della tastiera. Ad esempio, si possono settare due strumenti in fade in modo da creare un passaggio graduale da uno strumento all'altro. In questo modo si crea una sorta di scambio tra le due parti. Si possono inoltre posizionare le parti su registri diversi, in modo tale che non si scontrino nello stesso range, oppure per dare più dinamicità al nostro suono. Alcuni suoni, come ad esempio i pattern ritmici, possono andare bene su tutta l'estensione, mentre altri più particolari possono essere ridotti ad un'estensione di poche note. Ecco come si può presentare un possibile scenario nello stack mode. Torniamo alla pagina principale e vediamo la finestra di Edit, che è il vero e proprio cuore di Omnisphere. Omnisphere produce suoni in due modalità, quella
Sample e Synth. Sample è la modalità che si basa sul campionamento reale di strumenti, rumori o effetti, mentre Synth è la modalità di produzione del suono attraverso i toni puri, ovvero onde a dente di sega, triangolari, sinusoidali e rumori. Da entrambe le modalità è possibile manipolare il suono attraverso le varie sezioni di edit per creare suoni più complessi. Ci sono filtri, sezioni e inviluppi, LFO e modulazioni. Per ora è tutto, nel prossimo video vedremo vari esempi pratici di utilizzo di Omnisphere nelle varie modalità di stack, live, sample e synth. Ti ricordo che per accedere al video di approfondimento su Omnisphere devi effettuare la registrazione gratuita. Ciao!